Ciao a tutti, benvenuti nel Book Awards 2020, ovvero il riassunto delle mie letture di quest'anno. Un viaggio attraverso quello che mi è piaciuto di più, quello che mi è piaciuto di meno e via dicendo, partendo da alcune informazioni che trovate anche sul mio profilo di Goodreads che trovate qua sotto in descrizione. Se non mi seguite, seguitemi subito. Prima di tutto vorrei che sapeste che i libri che ho letto quest'anno sono 54. Ho in lettura ancora un libro, Il diavolo Veste Prada di Lauren Weisberger. Spero di finirlo entro il 2020, ma non nutro molte speranze, però chi lo sa, vediamo. Per un totale di 13.424 pagine. Ragazzi, sono una bomber. Il libro più bello che ho letto quest'anno è sicuramente Zio Vampiro di Cynthia Di Grant, o Cinzia Di Grant all'italiano. Un libro che ho pienamente recensito durante quest'anno e di cui vi ho elogiato le pagine diverso tempo fa, ma comunque un libro veramente che mi è rimasto nel cuore, ma soprattutto inaspettata come lettura, perché mi aspettavo tutt'altro dal titolo, eppure mi è rimasta veramente dentro, quindi penso che sia il libro più bello inedito, chiaramente, che io abbia letto quest'anno. Il libro più brutto, invece, è un libro che risale a gennaio dell'anno scorso e che ho, di cui mi sono liberata prontamente, ed è AI, Intelligenza Artificiale di Brian Rualdis. Un libro puramente fantascientifico, di una raccolta di racconti. L'avevo acquistato perché credevo che fosse la versione libresca del film che tanto adoro di Steven Spielberg, e invece no, è stata una lettura noiosissima, pesantissima. Ancora adesso mi ricordo quanto è stato pesante finire quel libro, quindi ovviamente io non sto contando né nel totale dei libri letti né in questi peggiori i libri che ho abbandonato, perché non mi sembra giusto. Dato che, come avete visto già nel film e serie TV Awards del 2 dicembre, mi sembra sia uscito il 2 dicembre, sono una grande fan di rewatching e riletture. Abbiamo la rilettura migliore, che è Pippi Calze Lunghe di Astrid Lindgren, una lettura molto recente. Mi è piaciuta tanto perché ha dato, appunto, come è giusto che sia, un valore aggiunto alla lettura che avevo fatto da piccola del medesimo romanzo. Quindi, se avete visto l'ultima book review che ho fatto nel mese di dicembre, sapete che ci ho letto molti più significati rispetto a quando l'avevo letto quando ero piccola. Mentre invece la rilettura peggiore, sono andata un po' per esclusione, non è che sia stata una delle mie letture peggiori in generale, ma come rilettura è stata sicuramente la peggiore, Love di Chloé Raibin, una rivisitazione fantascientifica, post-apocalittica, futuristica, di una storia puramente anni 90. Non mi è piaciuta particolarmente, diciamo, si è ottenuta, se non mi ricordo male, un voto medio su Goodreads, e tra le riletture che ho fatto è sicuramente stata la peggiore, ma per il semplice fatto che non ha dato né un valore aggiunto né mi è piaciuta particolarmente da rileggere. Caruccia, ma niente di che. Il libro più lungo che ho letto è stato La risposta delle stelle di Nicholas Sparks, che ho letto appunto per il 5 per un autore dedicato. Conta 432 pagine, il libro più lungo che ho letto. Avrei voluto fosse un altro, ma ne riparliamo a fine del video. Invece, il libro più breve che ho letto è stato Solitudini, Memorie di assenze di Paolo Crepé, di 96 pagine. Un librettino veramente che è una perla, l'ho adorato tantissimo, è arrivato nel momento giusto, fa parte di quei famosi libri che mi sono acquistata, autoregalata per il compleanno, ed è stato veramente un grandissimo acquisto, oltre al fatto che l'ho pagato veramente una miseria. Il libro più antico, quindi più vecchio, più old che io abbia letto, è Mio piccolo mio di Astrid Lindgren. Vi avevo detto nel 5 per un autore dedicato all'autrice che non mi ricordavo la data di uscita, poi sono andata a cercare ed è uscito nel 1954, quindi questo, per quanto sia abbastanza recente, perché si tratta dello scorso secolo, è il più antico che io abbia letto quest'anno. Non il più antico della mia libreria, ma sicuramente che io abbia letto quest'anno. Mentre invece il libro più recente che ho letto quest'anno è una lettura recentissima ed è Un mondo nuovo di Liz Braswell, che fa parte della raccolta di romanzi di plot twist a Twisted Tale dedicata ai classici Disney. In questo caso al lungometraggio Aladdin, memorabilissimo. La lettura, diciamo che non è stata tra le migliori di quest'anno, ma è sicuramente il libro più recente, in quanto è uscito nel 2019, quindi solo un annetto fa. Parliamo di saghe. Non ho letto grandi saghe, anzi, per la precisione, quest'anno mi sono dedicata a sole due saghe. Una non ancora conclusa per motivi che vi spiegherò, e una invece purtroppo conclusa.
Quindi andiamo con la miglior saga di quest'anno, sarete stufi di sentirmelo dire, ma è Il Donatore di Lois Lowry, alias The Giver, quindi lo trovate come The Giver Quartet, la saga intera. Una saga che mi ha fatto provare talmente tante emozioni che non poteva che essere la migliore letta quest'anno, a prescindere da qualunque altra saga io avessi letto. In ogni caso è assolutamente la migliore, una saga distopica, quindi per gli amanti del genere sicuramente molto molto bella. Io consiglio anche il film tratto dal primo libro, per quanto alcuni dicano che non è assolutamente attinente al romanzo. Io invece ho trovato che sia stato descritto molto bene, anche con toni forse un po' più crudi rispetto al romanzo in sé. Invece la saga peggiore che io ho letto quest'anno è l'altra, ovviamente, perché se non è Zuppo Pan Magnato, ed è la saga di Alfie, che partiva con Il Gatto che aggiustava i cuori, che ho letto mi sembra nel 2016 o 2017, e che si è conclusa con Il Gatto che donava allegria, che è il quarto libro che ho di questa saga. L'ho conclusa appunto nel corso di quest'anno, quindi ho letto secondo, terzo e quarto libro quest'anno. Non mi è piaciuta, mi aspettavo molto di più, invece è stato un continuo ripetersi degli stessi eventi, delle stesse cose, delle stesse tematiche, della stessa struttura, quindi non posso che definirla la saga peggiore, per quanto appunto avendone lette due non è che c'era molta scelta, però non è stata molto bella da leggere. Però per quanto riguarda la prossima categoria, diciamo che c'è una specie di controsenso, perché il libro più veloce letto quest'anno, letto più velocemente mettendo in relazione il numero di pagine con le tempistiche di lettura, è stato appunto il terzo volume di questa saga, ovvero Il Gatto che regalava il buon umore di Rachel Wells, che conta 331 pagine e, miracolo dei miracoli, forse in quel periodo avevo veramente niente da fare o comunque avevo molta voglia di leggere, da quel che mi ricordo l'ho letto nel mese in cui ho letto più libri di quest'anno, l'ho letto in 24 ore, quindi anzi in meno di 24 ore chiaramente, però l'ho letto veramente in pochissime ore, forse in una mattinata o in una giornata in generale. E quest'estate, appunto, il periodo in cui ho letto questo libro, ero stesa al sole e appunto io quando prendo il sole adoro leggere, comunque soprattutto calcolare il tempo di cottura del lato A e del lato B in base alle pagine che leggo, quindi ci sta, ci sta. Non mi capacito di come io sia riuscita a farlo vedendo il ritmo di lettura che ho ora, però. Invece il libro più letto più lentamente, sempre mettendo a paragone numero di pagine e tempistiche, è Saltatempo di Stefano Benni, una lettura che speravo di adorare ma purtroppo che non mi è piaciuta quasi per niente, se non per qualche sporadico punto positivo, che conta 265 pagine e l'ho letto in 22 giorni. Rendiamoci conto, praticamente un mese per finire 200 pagine di libro. No comment, mi vergogno come una ladra. C'è un altro libro che io ho letto in 23 giorni, però si tratta della raccolta di poesie d'amore di Jacques Prévert, che è un poeta che mi piace tantissimo e, se vi ricordate, appunto risale a gennaio dell'anno scorso. Avevo deciso di spalmare lungo tutto il mese, quindi è stata una scelta voluta il fatto di finirlo in 23 giorni e non in un giorno. Avrei potuto finirlo in un giorno tranquillamente, essendo poesie. Allora, ho dei propositi per il 2020 per quanto riguarda le mie letture e ve ne voglio parlare, soprattutto perché vorrei che mi diceste qua sotto nei commenti qual è il vostro parere in merito. Prima di tutto, la mia sfida di lettura di Goodreads sarà di 60 libri, appunto essendo riuscita a leggerne 54 quest'anno, conto di riuscire a leggerne una sessantina l'anno prossimo, anche perché voglio finalmente smaltire almeno gli autoconclusivi che sono nella mia libreria. Voglio assolutamente finire due letture che ho lasciato in sospeso, che sono It di Stephen King e L'Odissea di Omero, che sono due libri che avevo messo come proposito già l'anno scorso di leggere durante l'anno, anche a puntate, diciamo, quindi non tutti in una botta. Quest'anno li devo finire. Ho deciso che li devo finire e sarà così. Vorrei riuscire a tenere traccia delle mie letture anche in computer, questo soprattutto in occasione del Book Award che faccio alla fine di ogni anno, perché così ho una chiara e concisa tabella nel quale io posso andare a vedere il libro più vecchio e via dicendo, insomma tutte le categorie che avete visto in questo video. Non lo so, spero di riuscirci, adesso che ho preso la mano con Excel magari ci riuscirò. Boh, chi lo sa. Vorrei rispettare le TBR, quest'anno è stato un po' alti e bassi, ci sono state TBR che ho rispettato dall'inizio alla fine, TBR che sono andate oltre, TBR che ho letto di meno rispetto a quello che pensavo. Quest'anno voglio riuscire a
completarle ogni mese. Come metodo, diciamo, per aiutarmi nella lettura in questi propositi per il 2020, ho intenzione di fare due cose. La prima cosa, dare la precedenza agli autoconclusivi per poi iniziare con le saghe, perché io ho collezionato i primi volumi di varie saghe che non ho ancora iniziato, in attesa di riuscire a capire se mi possono piacere o no e quindi acquistare i successivi. Ma finché non avrò finito gli autoconclusivi non inizierò con questo progetto, quindi sicuramente finirò prima gli autoconclusivi, che in questo momento sono tipo 39. Ce la farò, posso farcela. E a proposito di questo tipo di lettura, ho deciso di farmi furba e di partire dai più brevi, quindi andrò dal più breve al più lungo, quindi sicuramente a gennaio leggerò tanti librettini piccolini e invece verso la fine dell'anno mi terrò le letture più pesanti. Per quanto riguarda invece il palinsesto video dell'anno 2021, domani uscirà appunto il video tanto atteso nel quale vi spiegherò l'uscita dei vari video. Non vi tedio oltre, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono le vostre risposte a questo tag, perché penso che troverete questo video nella playlist dedicata ai tag con le domande, perché ci può stare. Noi ci vediamo appunto domani, mi raccomando seguitemi su tutti i vari social qua sotto in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle mie uscite e iniziative. Un bacione, a prestissimo!